Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi vi farò vedere la preparazione dei dolcetti di pasta di mandorle, dolcetti che sembrano difficilissimi e invece sono semplicissimi e velocissimi, tra l'altro. E possiamo dire che sono pure buonissimi. Sono anche buonissimi, tutto con issimi. Allora, facilissima, buonissima, cioè, velocissima, Anche basta. coloratissimi. Oddio mio! Allora, abbiamo qui 250 grammi di farina di mandorle che io metto direttamente nella ciotola. 150 grammi di zucchero semolato che va insieme alla farina. Qualche goccia, ecco, di essenza di limone, se no potete mettere quella d'arancio o anche quella di mandorle. A me quella di limone mi stuzzica di più. Quella di mandorle è scontata, che fai dolcetti di pasta di mandorle? Sì, che ci metti l'essenza di mandorle? No, limone. Pa. Allora, Quante domande che gli fanno mentre veloce. un pizzichino di sale, perché nei dolci il sale ci vuole sempre. E poi due albumi. Queste sono le uova freschissime della nostra signora di fiducia. Eccole qua. Per fare queste preparazioni dove la cottura è poca o comunque ecco, tipo il tiramisù, eccetera, eccetera, usiamo queste fresche e vado a dividerle. Guarda che colore pallido! Sì, non sono come quelle che uso di No, solito, infatti. Però assolutamente no. almeno Però sappiamo che sono sono fresche, sì. genuine. Basta guardare l'albume, com'è denso che rimane attaccato al tuorlo. Questo dopo farò lo zabaglione a una persona di mia fiducia. Chissà chi è. Chissà, chissà. Togliamo le uova. Ho bisogno di energie in questi giorni. Togliamo l'anello. Intanto prendo la forchetta. Scusa, non ho capito perché c'hai bisogno di energia questi giorni? Vabbè, Perché sono particolarmente stanco e quindi un bello zabaglione ci vuole sempre. è particolarmente stanco. Ok. Allora, dicevo, adesso aggiungo gli albumi. Carica i video, commentali, rispondi ai commenti. Madonna, la Adesso. fatica è tutto Sì. sudato. Mescolo con la forchetta finché si può e poi passo alle mani. Passo le mani, attento. Lo so, Ah, porello. ci sono già capitato. Il piatto è pronto. No. No. Adesso volevo dirvi che se volete potete decorare come volete questa pasta di mandorle, nel senso potete dividerla magari in due parti e farci una parte di dolcetti al pistacchio con la farina di pistacchio, cioè aggiungerla in composto e una parte invece farla semplice oppure farla al caffè o al cacao, insomma ecco, potete sbizzarrirvi in tanti modi con questa preparazione che come vedete Tu come la fai? è veloce, semplice, che è la cosa migliore secondo me. Perché tu come la volevi col pistacchio? Aspetta, a te non piace? Io ho fatto una domanda, perché mi rispondi con un'altra domanda? Uffa, Con due uffa, domande? uffa. Allora, la consistenza deve essere questa, soda, ma appiccicosa, va bene? Ecco, adesso facciamo in modo che si riprenda tutte quante i pezzettini di pasta di mandorle. La lascio riposare una decina di minuti e poi andrò a fare i nostri biscottini. A dopo. Eccoci, passati 10 minuti. Allora adesso andrò a fare i biscottini semplicissimi. I dolcetti. Potete farli così e schiacciarli nel centro dove andrete a mettere poi, non so, l'amarena. Uè, carina, li faccio vedere. Sì. Dicevo, un'amarena, Fa una una, polpetta. no eh sì, una nocciola, una mandorla. Io oggi metterò Un'oliva. un'oliva, certo.
andrò a mettere le nocciole così perché mi va. Se no potete anche mettere un pezzo di cedro candito, un pezzo d'arancia candita, no, insomma, no, figurati che stiamo a scherzare. A lui non piacciono i canditi, quindi no, non si mangiano, no! Mi dipingi come un mostro. Oddio, povero! Un mostro! Voi intanto invece, che a tavola con Silvia dice stupidaggine, andate su Facebook e digitate a tavolaconsilvia.it, tutto attaccato a tavola con Silvia, eh? Iscrivetevi perché al raggiungimento dei 3.000 iscritti a tavola con Silvia farà una video ricetta in cui verrà ripresa. Basta con questa storia. Mamma mia. È un po' più piccolo, guarda, quello è enorme. Sì, no? Infatti quello lo devo rifare. Ho preso troppo a pasto, troppo in pasto. Ti sei calparizzata quando ho parlato degli iscritti? Sì, sì, infatti. Adesso è più piccolo. E poi aiutateci anche a condividere queste ricette dalla pagina Facebook, dalla pagina YouTube, condividetela sulla vostra pagina Facebook. Sarebbe carino, sì. Vi ringraziamo tantissimo. Diventiamo virali, così una sera, una volta diventati virali, organizziamo una cena in piazza, una porta... Ah ecco, no perché mica davvero davvero che mo io prendo e cucino per tutta la piazza. No, ah, ecco. Ognuno porta... No, perché lui fa gli inviti, capito? Certo. Venite a cena, mia moglie cucina bene e che ne arriva gente così e non fa piacere. Noi sempre, a casa abbiamo sempre persone che non conosciamo, entrano, aprono il frigorifero, se ne vanno, grazie. Esatto, grazie. Sì. Magari fumato stamattina. Sì, una sigaretta, sì, devo dire. Drogata. Sì, questo pure è venuto grande, Vabbè, il bello della diretta, nel senso che si vede che sono fatti a mano e che non sono tutti uguali. Voilà. In forno ventilato a 170 gradi per 10-12 minuti oppure statico 180 gradi per 10-12 minuti. Ci vediamo dopo. A dopo. Aspetta. Non ho messo le nocciole. Mannaggia, vedi che mi confondi a tavola con Silvia. Vedete che sta pensando ancora agli iscritti e non ho messo le nocciole. Tu mi interrompi e questo è quello che succede, perché la interrompo sempre, povera. Non... mi interrompi sempre. Che belli che sono, sono carini, sì, in effetti, tondi, semplici, voilà. Ecco, manca che ho preso. No. Fosse una novità, no, che a me mi cascano le cose dalle mani. Quindi, vogliamo ripetere un attimino il forno? Eh? No, rivediamo tutta la ricetta che ci sta bene. Allora, 300 g di farina di mandorle, 150 g di zucchero semolato, 2 torri d'uovo, un pizzico di sale e se volete dell'essenza, limone, arancia, mandorla, come volete voi. Li fate, li preparate, dopodiché li mettete nel forno ventilato a 170 gradi per 10-12 minuti, statico a 180 gradi per 10-12 minuti. Ora li inforno davvero però, eh? Perfetto, a dopo. A dopo. Eccole qui, sono pronte le nostre paste di mandorle. Ma ci è voluto veramente poco. Pochissimo, questi sono dei dolcetti strepitosi da fare quando avete qualcuno a cena e farete un figurone, perché comunque con 20 minuti, perché ce ne vogliono 12 di forno più o meno e 5 nella preparazione, voglio dire, neanche 20 minuti, un quarto d'ora riuscite a fare dei dolcetti buonissimi e ripeto, potete decorarli come volete, potete anche variare l'aroma cambiando la fialetta o addirittura aggiungendo, che ne so, la buccia grattugiata del limone, la buccia grattugiata dell'arancio, il pistacchio, la nocciola tritata,
Potete fare come volete. Guardate che spettacolo. Non li tocco perché sono No, infatti incandescenti. purtroppo io non li posso assaggiare No. anche per questo No, ma motivo. ti si attaccano al palato, Sì, rimangono lì, non è che. stavo dicendo, si possono anche fare colorati poi. Certo, perché se mettete delle gocce di colorante dentro, Colorante alimentare, ovviamente, ovviamente. certo, non quello che si usa per le vernici, no, quello non mi sembra il caso. Una secchiata di vernice Una sopra. secca di vernice sopra è fatto, ma no! Volendo potete sciogliere anche del cioccolato fondente e fargli delle striscine sopra una volta cotti. Carino. Potete fare come volete. Ripeto, è facilissimo. Anche piuttosto economico perché alla fine abbiamo usato quattro ingredienti, nei quattro c'è la fialetta, l'aroma di limone. Che dire? Quindi, allora, Signori, grazie a tutti e. buon dolce, buon qualunque cosa, qualunque modo di voi li possiate usare, come Esatto. antipasto, dolcetto. Fate la ricetta e fateci sapere se vi sono Sì, piaciuti. Mi sì. raccomando, è importante per noi, così possiamo migliorare e possiamo anche variare la ricetta. Ovviamente questa non è la ricetta originale, io lo dico tutte le volte, questa è la mia Questa è la ricetta. ricetta di A tavola con Silvia. Va bene? Alla Ciao a prossima. tutti. Ciao.